Ora collegato via Zoom un ex del Pescara, ex capitano biancazzurro Samuele Olivi, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera. Ciao Samuele. Ricordiamo 62 presenze e 7 gol, li ho rivisti tutti oggi, caro Samuele, 7 gol di cui 6 di testa e uno col piede destro a Bergamo contro l'Albinol F, bellissimo, poi te li faremo rivedere. Allora, veniamo a noi perché tu sei il vice allenatore della Provercelli, lavori con Dossena, ex giocatore udinese, Verona, Napoli, Liverpool, insomma 10 presenze anche in nazionale, ma anche tu non scherzi perché nella tua carriera 315 credo presenze in Serie B. L'anno scorso eri al Renate, siete stati una bella sorpresa del campionato, insomma vi siete comportati bene, siete stati eliminati al secondo turno dei playoff per mano della Prosesto di Andreoletti, neotecnico del Benevento, ma soprattutto hai allenato Niccolò Squizzato. Allora, ci tratteggi le caratteristiche di questo giocatore? Ti dico subito, io ho visto la partita contro il Padova, credo mese di marzo, 2-0 il verdetto finale, giocava da mezzala, ma molto bene lo ha fatto, perché è un giocatore di struttura, di qualità, tra l'altro era in una posizione più avanzata, andando a schermare in fase di non possesso, correggimi se sbaglio, Radrezza, ha fatto una grande partita. Esatto, hai fatto una lettura della partita incredibile. Ha fatto lui, praticamente ha cominciato facendo il play, poi per esigenze tattiche abbiamo messo lì Esposito e abbiamo spostato Niccolò mezzala e penso che a noi ci abbia fatto la differenza, perché è un giocatore veramente incredibile, ha una tecnica. Poi sembra lento, ma invece è molto rapido, è bravo coi piedi, sia nella conduzione, arriva al tiro. Quello che magari gli posso consigliare è di buttarsi un pochino di più dentro l'area, perché ha una prestanza fisica e deve cercare di fare sicuramente più gol, perché uno come lui almeno deve fare 5-6 gol all'anno. Comunque sono contento che è venuto a Pescara, perché è veramente un ragazzo che merita, probabilmente, almeno io spero per lui che possa diventare un grande calciatore, perché ha veramente grandissime qualità, ha una tecnica incredibile, deve essere consapevole lui dei propri mezzi, perché quest'anno penso che sia stata una consacrazione, insomma, la fiducia che noi gli abbiamo dato, spero che comunque in lui ci sia quel cambiamento da ragazzo a uomo, a calciatore vero. Ovviamente a Pescara spero che questa cosa qui si confermi, perché se lo merita. Ti saluto innanzitutto con affetto. Quando ci siamo sentiti lo hai paragonato ad un altro grande ex biancazzurro. Vuoi dirlo tu chi è? Sì, con Manuel Cascione. Ha qualcosa di Manuel Cascione, sì, qualità. Sì. Ha caratteristiche simili, sì. Un pochino più offensivo, perché magari Manu era più un difensore adattato a centrocampo, anche se aveva un inserimento incredibile nei momenti, insomma, in cui stava bene ha fatto anche tantissimi gol su inserimento. Lo vedi più play o più mezzala? Ma guarda, io lo vedo più mezzala, però lui può fare tranquillamente tutti i ruoli del centrocampo a parte, insomma, gli esterni, però mezzala destra, mezzala sinistra o play penso che per lui non ci siano problemi. È chiaro che ha delle caratteristiche importanti, con una qualità incredibile, poi insomma ci penserà il mister Zeman a capire dove metterlo, però con noi da mezzala ha fatto veramente molto molto bene. Di sicuro è abituato agli allenamenti intensi, quindi sarà un piacere per Zeman allenarlo. Te l'ho promesso, insomma, 3 gol ti faccio rivedere della tua esperienza col Pescara, 2 sì, anni, una vittoria straordinaria nel campionato 2009-2010 con Di Francesco in panchina, il primo proprio all'esordio contro il Rimini, no? Gol esatto, di testa, esatto, gol di esatto, testa, sì. E poi no, ma blocco di Artistico, mi ricordo, esatto. sì. Mario Artistico, che era un bel talento, ottimo giocatore, sì. E questo invece è il gol di Verratti, che non aveva ancora 17 anni, se non vado errato. Sì. Il primo gol tra i professionisti. Bei ricordi, mi stai facendo venire il mal di pancia. Adesso ti faccio vedere anche il gol con Lanciano. Un grande assist di Andrea Gessa. Vediamo un po', ecco qui. No, l'assist di Dettori. Ah no, Ciccio Dettori, scusa. Sì. Gran gol di testa, come sempre. In sospetta posizione di fuorigioco, però insomma, sono passati tanti anni. Ma quello è
diciamo il secondo piano. Oggi come sì, oggi me l'avrebbe annullato. E poi in Serie B a Bergamo vincesse 2-1 contro l'Albino Leffe, questo è un gol, ecco, bellissimo. Questo è un gol bellissimo, ma se devo dire la verità, io ero più preoccupato per il contropiede, quindi mi ho detto o la va o la spazio. Va bene, si è infilata sotto la traversa, meglio così.